Stefania Poddighe ha 47 anni ed è un'infermiera dell'ospedale Marino di Cagliari. Ci sono delle criticità, la principale è quella legata al rinnovo del contratto? Sì, la principale è legata al rinnovo del contratto, che è assolutamente inaccettabile perché è al di sotto davvero... è inaccettabile perché comunque non premia davvero l'attività e l'importanza dell'infermiere. L'infermiere è un professionista che lavora per scienza e coscienza e ha delle competenze specialistiche. Siamo laureati, c'è la laurea specialistica, di conseguenza tutte queste cose devono essere premiate. Quanto prende un infermiere attualmente? Allora, faccio un esempio, io che lavoro da 20 anni, ok? Lavoro da 20 anni, sono in D4 e tra reperibilità notturni, lavoro sui tre turni, prendo sui 1600 euro. Com'è la situazione all'ospedale Marino? La situazione all'ospedale Marino è tragicissima, praticamente specialmente le corsie come la divisione ortopedica e la clinica ortopedica sono sotto di organico, non riescono a rispondere agli standard minimi che devono essere comunque attivati. Oltre che naturalmente dal punto di vista strutturale, sapete benissimo, sta cadendo a pezzi, è davvero pericoloso per molte cose. C'è in atto uno smantellamento dell'ospedale Marino, ma la verità è che l'ospedale Marino lavora moltissimo, lavora H24 con un'affluenza di un bacino d'utenza decisamente molto vasto, che riguarda anche la periferia come può essere la zona del Margine Rosso, il Villa Simius, è comunque un grosso punto di riferimento. Torniamo alla questione degli infermieri, cioè lei è un'infermiera, 1600 euro al mese, adesso c'è questa grana legata al contratto, esattamente cosa prevede? Allora, la grana al contratto prevede innanzitutto che un aumento medio di 80 euro, che per chi magari è sotto, per esempio guadagna su meno di 1.400, viene tolto gli 80 euro di Renzi, dunque va alla pari con quegli 80 euro circa. Poi la cosa principale è che le indennità nostre, notturne e festive, perché ricordiamoci che chi lavora sui tre turni deve dare un'assistenza importante sull'H24, è ferma al 1994.